Avvocato Mazzetti, progetto Georgios, l'Associazione Culturale San Giorgio, da Reggio Calabria arriva a Bova Marina, per quale motivo? La nostra è una riqualificazione culturale del sito archeologico straordinario che esiste qui in San Pasquale di Bova Marina, dove tra l'85 e l'87 è stata rinvenuta una straordinaria, splendida sinagoga risalente, almeno da quello, dalle dichiarazioni ufficiali, al IV secolo d.C. Nostra intenzione come Associazione Culturale San Giorgio, grazie al patrocinio e al finanziamento della nostra amministrazione provinciale di Reggio Calabria, è quella di riqualificare, nel senso di porre all'attenzione di tanta gente che purtroppo non conosce l'esistenza di questo straordinario sito, e perché no, auspicando anche che ci siano interventi mirati a che questa bellissima area culturale poi diventi un punto di riferimento per i flussi turistici della nostra Calabria. Uno dei modi per riqualificarla, abbiamo visto insieme a questo ciclo di conferenze, è proprio far venire esperti del settore della cultura ebraica e spiegare quindi questa sinagoga che importanza ha per la comunità calabrese e anche internazionale. Sì, abbiamo coinvolto una serie di studiosi, dal professore Daniele Castrizio, che è esordito il 4 luglio scorso nella sala biblioteca dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria. Domenica scorsa altri quattro relatori, fra cui l'editore Salvatore Bellantoni della Disoblio Edizioni, che hanno scritto, pubblicato sul sito archeologico di Bova Marina, ma sulla storia in generale della nostra terra. Oggi credo che sia tra gli appuntamenti più affascinanti, perché abbiamo il responsabile per la comunità ebraica della Calabria, il dottor Roque Pugliese, e Agazio Fraietta, giornalista, blogger di Calabria Iudaica, ma storico dell'ebraismo, grande affabulatore. Quindi questa sera ci sarà una relazione, oserei dire, scoppiettante, affascinante, e che stimolerà sicuramente tante curiosità da parte del pubblico, che sta intervenendo numeroso nonostante l'afa estiva. E quindi, assessore, il Comune di Bova Marina patrocina queste iniziative, come non potrebbe, anche in un'ottica di rilancio del parco archeologico e quindi dell'interesse storico per la città di Bova Marina nei confronti della sinagoga. Sì, ovviamente noi abbiamo accolto a braccia aperte la proposta dell'avvocato dell'associazione, proprio perché uno dei punti centrali anche del nostro programma amministrativo era dare un rilancio culturale a Bova Marina e a tutto il territorio. E partiamo appunto dal parco archeologico, in quanto è uno dei siti più importanti da riqualificare e rivalorizzare. E tutti forse non sanno che Bova Marina è stato crocevia di molte culture, cultura grecanica, cultura ebraica, e appunto della cultura ebraica ci rimane la sinagoga, che va assolutamente riqualificata per il suo valore storico e come risorsa culturale, e non solo per Bova Marina, perché anche la cultura è fondamentale per il turismo. Dottor Roque Pugliese, quanto è importante la sinagoga ebraica di Bova Marina per la cultura ebraica in generale, sia quindi calabrese che italiana ed europea? Sicuramente la sinagoga di Bova Marina offre un quadro aperto di quelle che sono le radici culturali della Calabria, e pone la Calabria come un crocevia storico di culture di grande profondità che hanno creato la nostra cultura. La cultura occidentale è fatta di tanti tasselli, in cui l'ebraismo ha avuto la sua parte, come anche i greci, la cultura ellenistica, anche quella romana. Quindi avere in Calabria delle fonti dirette archeologici rende viva la cultura, perché rende la Calabria sempre partecipe di tutte le attività che possono slanciare tutto il dinamismo culturale e anche di azione in Calabria. E quindi la riscoperta di questa sinagoga, che influenza può avere, non parlo solo di turismo, ma proprio culturale per la nostra regione?
sicuramente sarà un punto di riferimento per iniziative di studio non solo per la Calabria, ma per tutto il mondo che si affaccia a questa cultura e che si intreccia con quella romana. Perché l'inizio della diaspora, da parte ebraica con la distruzione del Secondo Tempio, pone le basi qui in Calabria, nel meridione d'Italia. Quindi si può dire che le basi della culla ebraica in Occidente è proprio la Calabria, la Puglia e la Sicilia. Agazio Fraietta, blogger Calabria Iudaica, e non solo, perché lei si occupa anche di storia dell'ebraismo, specificatamente anche in Calabria, ma la conoscenza o meno di questa sinagoga da cosa dipende? Nel senso, come si può rilanciare a livello mediatico la presenza ebraica in Calabria? Ma assolutamente, credo che internet sia il mezzo attualmente più facile per far conoscere questa realtà. Il problema è che bisogna affiancare a questo dei progetti come può essere appunto questo progetto dell'associazione Georgios, perché fare semplicemente un sito in cui si dica c'è questo non serve a molto, e quindi bisognerebbe unire a questo una progettualità che riguarda sia l'aspetto strettamente culturale, artistico, archeologico, storico, però secondo me bisogna anche integrare questo con un vero ritorno, anche perché no, a livello economico, no? Che può essere fare qui intorno, creare proprio un indotto che comprenda anche, voi sapete che gli ebrei mangiano in un certo modo, no? Quindi il vino, per esempio, qui noi abbiamo del vino ottimo, però deve, per poter essere consumato dagli ebrei, deve essere fatto in un certo modo. E quindi questo qui, secondo me, aprirebbe, tra l'altro Bova, Vibo, Squillace hanno una tradizione enorme in questo, sono state trovate delle anfore dal IV-V secolo con il bollo che certifica la Kasherut, il fatto che siano che in quelle anfore c'è del vino fatto secondo i criteri ebraici. Il turismo, molto del turismo ebraico, per esempio, era diretto, del turismo israeliano, era diretto in Turchia. Adesso la Turchia ha dei rapporti non molto buoni, e quindi qui, con tutta la storia, il paesaggio, il mare, la natura, l'arte e anche la produzione, se riusciamo a crearla, se riuscite a crearla, no? Potrebbe veramente creare un indotto che a livello economico, no? Dia un ritorno al paese, alla località, ma non solo da Israele, dall'America. In America ci stanno milioni di ebrei che poi sono appassionati, no? della ricerca delle radici, della loro storia, eccetera. Quindi credo veramente, se si crea un progetto che affianchi l'aspetto culturale, come è questo del progetto Georgios, ad un aspetto poi invece che diventa di produzione, di attualità, di vita, io penso che ci sarebbero delle prospettive veramente molto valide. Anche perché sorge un problema, nel senso che perché venga resa fattibile questa crescita bisogna portare i locali alla conoscenza di questo posto. Molto spesso viene ignorata l'importanza di questa sinagoga che ha per l'Italia e anche direi per il mondo intero. E questo spetta a chi ci vive qui, si devono responsabilizzare. Mi sembra che
questo progetto Georgios si stia dando molto da fare per questo. Bova Marina sono famose soprattutto per la lingua grecanica, però va diffusa anche questa realtà che a Bova Marina c'è la sinagoga che è la più antica di tutto l'Occidente dopo quella di Ostia Antica, no? È una cosa abbastanza unica. A Bova Superiore, Bova, esisteva una grossa comunità ebraica fino al 1500. Io credo che diffondendo la conoscenza di questo patrimonio e però riattualizzandolo si possa veramente costruire molto. Come riattualizzarlo, come farlo conoscere, e questo spetta alle istituzioni locali, sia quelle politiche come il comune, la provincia, sia quelle culturali come possono essere questo del progetto Georgios, connessioni con università, cioè da fare c'è molto e secondo me può anche portare molto a tutto il territorio.